Confidenza di figli, ti esprimiamo le nostre miserie. Dal trono di clemenza, dove siedi, Regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, o Madre, quanti sono nostri fratelli e figli tuoi che costano sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo cuore. Mostrati a tutti quale sei, Regina di pace e di perdono. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. È vero che noi per primi, benché poi figli, con i peccati torniamo a crocifiggere in cuor nostro Gesù e trafiggiamo nuovamente il tuo cuore. Lo confessiamo, siamo meritevoli dei più aspri castighi, ma tu ricordati che sul Golgota raccogliesti col sangue divino il testamento del Redentore moribondo, che ti dichiarava madre nostra, madre dei peccatori. Tu dunque, come madre nostra, sei la nostra avvocata, la nostra speranza. E noi, gementi, stendiamo a te le mani supplichevoli, gridando: O madre buona, abbi pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei nostri nemici e di quanti che si dicono cristiani eppure offendono il cuore amabile del tuo figliolo. Pietà oggi imploriamo per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Degnati benevolmente, o Maria, di esaudirci. Gesù ha riposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie. Tu siedi coronata regina alla destra del tuo Figlio, splendente di gloria immortale su tutti i cori degli angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi i cieli, e a te la terra e le creature tutte sono soggette. Tu sei l'Onnipotente per grazia. Tu dunque puoi aiutarci? Se tu non volessi aiutarci, perché figli ingrati ed immeritevoli della tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci. Il tuo cuore di madre non permetterà di vedere in noi tuoi figli perduti. Il bambino che vediamo sulle tue ginocchia e la mistica corona che vediamo nella tua mano ci ispirano fiducia che saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in te. Ci abbandoniamo come deboli figli fra le braccia della più tenera fra le madri, e oggi stesso da te aspettiamo le sospirate grazie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore.
Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Chiediamo la benedizione a Maria. Un'ultima grazia a noi ti chiediamo, Regina, che non puoi negarci in questo giorno solennissimo. Concedi a tutti noi l'amore tuo costante e in modo speciale la materna benedizione. Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. Benedici, o Maria, in questo momento il sommo pontefice. Agli antichi splendori della tua corona, ai trionfi del tuo rosario, onde sei chiamata Regina delle Vittorie, aggiungi ancor questo, o Madre, concedi il trionfo alla religione e la pace all'umana società. Benedici i nostri vescovi, i sacerdoti, e particolarmente coloro che zelano l'onore del tuo santuario. Benedici infine tutti gli associati al tuo tempio di Pompei e quanti coltivano e promuovono la devozione al Santo Rosario. O Rosario, benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio. Noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia. A te l'ultimo bacio della vita che si spegne. E l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo soave. O Regina del Rosario di Pompei, o Madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei mesti, sii ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Amo. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, pianti e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria Vergine e Madre che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Madonna del Rosario, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Auguri ancora a chi festeggia l'onomastico, grazie a chi ci ha dato la possibilità di vivere questa bella esperienza, cioè i ragazzi che hanno preparato. Buona festa a tutti. Nel nome del Signore andiamo in pace. Manteniamo le mascherine anche andando via lentamente.